Ciao a tutti ragazzi, scusate per i capelli un po' che sono messi alla cazzo di cane e benvenuti finalmente in un nuovo video riguardante i videogiochi. Avevo detto che avevo chiuso con il canale dei videogiochi, però poi per non rimanere troppo fermo con YouTube ho deciso di dedicarmi ancora a questi video sui giochi, perché come sapete non ho ancora fatto una nuova recensione sulla Cineteca, che colgo l'occasione per ringraziare perché vedo che ho raggiunto i 31 iscritti. Insomma, inizia a prendere piede questo canale Cineteca Gym, quindi colgo l'occasione per ringraziare. E non avrei mai creduto che sarei arrivati i 31 iscritti, quindi della gente mi comincia a seguire e quindi dovrei rinnovare un po' il catalogo dei video. Adesso sto cercando veramente una recensione da fare, perché continuo a vederne di film, però nessuno ha quella scintilla che mi faccia dire che questo film è da recensire. Sto aspettando appunto quel film. Comunque sappiate che da qua a breve, se non trovo nessun film, ho già in mente un altro focus tipo venerdì 13 da fare, quindi su un'altra saga, quindi potrebbe arrivare comunque un nuovo video. Detto questo, il videogioco di oggi sarà un freeware, quindi colgo l'occasione di presentarvelo, e appunto questo video lo metterò anche sulla Cineteca, in quanto è un videogioco che è legato molto al mondo dello slasher. Quindi appena visto questo videogioco, subito a scaricarlo, è un freeware, quindi è gratuito, vi lascerò il link in descrizione. Finalmente, dopo tanto tempo, torno a fare i videogiochi. Quindi, detto questo, io adesso inizieremo il gioco. Ecco ragazzi, ci siamo, siamo dentro il gioco. Adesso ci farà vedere tutti, ecco, questo filmativo iniziale, ci farà vedere tutti un po' i personaggi che potremo usare. Ghostface, Maniac Cop, Chucky, Leatherface, Herbert West, Pumpkinhead e Jason, non so se l'ho già detto, tutti personaggi dei film horror. Il gioco si chiama Terror Drome e non picchiaduro. Io avevo detto in un... facciamo un versus. Ho detto che in un video con Diego che i giochi picchiaduro mi fanno cagare, però questo lo faccio perché innanzitutto è un gioco freeware, quindi è una stronzatina. Secondo, perché appunto ci sono tutti i personaggi dei film slasher, quindi che è molto connesso alla mia tipologia di video, al mio tema principale dei video. Io qua per uno scontro sceglierei o Jason o Michael Myers, perché qua ce ne sono due di Jason. Questo con l'ascia, uno col machete e uno con l'ascia. Sceglierei Jason, ma quale tra i due, con l'ascia o machete? Dai, machete. Non capisco perché non mi faccia continuare. Story mod cos'è? Ah, facciamo una story mod, dai. Prendiamo sempre Jason col machete. Qua vediamo una slide, delle slide in cui fa vedere la storia. È interessante come gioco. Get ready for the next fight. Sono contro, vediamo. Fa vedere tutte le locandine dei film. Sono contro Freddy. Adesso io non so le combo qua. Si può sentire in sottofondo, adesso non sto sentendo tanto perché non ho
Vedete qua quanto faccio cagare con i giochi picchiaduro. Però si prova. Me le sta dando di santa ragione. Sotto po vedete, ci sono tutti i poteri che... Ma sono morto perché faccio cagare. Ci sono tutti i poteri comunque di tutti i personaggi dei film. Qui, però non riesco a muovermi, non riesco a fare niente. Riesco solo a spostarmi, guarda, non reagisce. No, no, non riesco proprio. Vediamo se non c'è neanche un minuto di pausa. Bah. Ah, ecco qua, mi fa vedere le combo. Big Slash. No, ragazzi, ci toccherà morire. Siamo morti. Proviamo con la tastiera. Ah, bello, reanimate ancora. Sei yes. Le sto prendendo di santa ragione. Non riesco a dargli neanche un colpo. Però cosa interessante, possiamo notare che sottofondo si sentono anche le colonne sonore di questi film. Adesso, siccome ho abbassato il volume, non riesco a capire bene se sia musica di Nightmare o di Venerdì 13. Penso quella di Nightmare perché poi la location è quella, ecco. Poi altra cosa, è ambientato tutte nelle location dei film, quindi è molto molto interessante sto gioco. Soprattutto è interessante per chi riesce un minimo a giocare i picchiaduro, no? Cioè, certamente è una sega come me. Guardate, proprio non riesco a reagire, cioè gli darò due o tre coltellate. Non so come si gioca, d'altronde comunque è la prima volta che prendo in mano questo gioco. Mai usato, l'ho appena installato. KO. Adesso proviamo l'ultima volta, magari prendiamo un altro personaggio. E niente, proviamo a prendere Michael Myers, proviamo. Vediamo contro chi siamo. Secondo me. Ah, contro Jason. Adesso vediamo. Ah, c'è Jason che ci ha lanciato la freccia com'è. Ragazzi, non riesco proprio. Mi lancia tutto. Ecco, c'è stato Freddy vs Jason, questo è Freddy vs Michael. Ecco, qua sentiamo la colonna sonora di Venerdì 13. E siamo appunto a Crystal Lake, il campo dove Jason fa le mattanze. No, niente, io qua mollo la testa, finiamo questo stage e poi buona. Sa anche che sarà l'ultima volta che lo prendo in mano sto gioco. Connecticut, ore 3:10 di mattina. Puoi vedere anche l'ora. No, ragazzi, qua mi sta massacrando. È un giochino molto di merda questo, cioè è fatto bene, però cioè non posso essere io a far così cagare con i picchiaduro. Si vede che è fatto con i piedi sto gioco. E dai, qualche colpettino sono riuscito a darglielo, però
boh, non mi prende i comandi. Almeno io ho giocato anche ad altri picchiaduro, Street Fighter, Tekken, cioè riuscivo in un qualche modo a almeno a vincere anch'io delle partite. Ma buon ragazzi, mettiamo in pausa, ecco. E niente che dire, questo era un giochino proprio per farmi vedere che sono tornato con i videogiochi, anzi avrò un altro gameplay da registrare su un altro gioco. E niente ragazzi, in questo momento io sto appunto pensando a cosa fare come recensione e appena avrò deciso, o se non troverò niente, farò un altro focus sulla saga, quindi in tempi brevi dovreste riuscire a vedere qualcosa. Detto questo, vi ringrazio e ci rivediamo al prossimo video. Ciao a tutti!